Il detto recita donne e motori, gioie e dolori. Nel team altoatesino, MP Racing, invece, le donne rappresentano solo una gioia ed un valore aggiunto perché da un anno a questa parte a gareggiare nel campionato Ferrari Challenge ci sono due rappresentanti del gentil sesso, due sorelle, Manuela e Corinna Gosner. Si tratta di una novità assoluta a livello mondiale. Trasmettere alle due ragazze la passione per i motori, il fratello David e il papà Thomas Gosner. E l'anno scorso non potevamo fare due gare io e Davide, le macchine erano a disposizione. Allora hanno detto, vorremmo fare noi queste gare. E difatti l'hanno fatta loro e si sono super appassionate, chiaramente, e hanno detto non è giusto che corro io e Davide solo. Anche loro vogliono correre, no? In questo campionato che ha preso il via ad aprile, le due sorelle Gosner hanno ottenuto ottimi piazzamenti riuscendo a guidare queste splendide auto da 600 cavalli. Cavalli che soprattutto alla partenza vanno domati al meglio. La partenza, i primi due giri sono pazzeschi. Tutte queste macchine, tutti vicini. No, quello è il momento più importante. Sì, alla partenza, perché lì veramente sei a 200 all'ora sul rettilineo con 25 macchine e siano tutti lì a fianco e lì anche quando sono con la mia sorella vicina ci mettiamo sempre d'accordo, nella prima curva però, Gael, stai attenta, io sto attenta, non ci scontriamo perché chiaramente vogliamo finire la gara, no? E così. A far parte del gruppo dell'MP Racing Team anche Eric Prinot, che ha vinto diversi campionati ed ha iniziato a dare battaglia anche in questa stagione. Beh, l'inizio di stagione è iniziato in maniera molto brillante, un primo posto a Monza, poi un terzo posto in gara 2. Anche al Mugello è andato bene, ma ho commesso forse un errore un po' tattico. Diciamo che abbiamo avvantaggiato il mio rivale diretto, che è Jacques Devier, che adesso mi ha sorpassato nella classifica generale, mentre fino alla seconda gara ero prima io. Per il team manager Massimo Pepe l'obiettivo è di fare bene anche in questo campionato, grazie ai due nuovi acquisti, tutti al femminile. Dal 2006, quando ho iniziato, abbiamo vinto il campionato italiano con Prinot e Sauto. Nel 2008 abbiamo vinto il campionato italiano e il campionato mondiale con Riccardo Ragazzi. Nel 2009 abbiamo rivinto il campionato mondiale con Prinot e Sauto. Nel 2011 abbiamo vinto con Prinot e Sauto il campionato europeo. E il 2013 l'abbiamo rivinto con David Gosler. La prossima gara è in programma il 26 giugno a Budapest. Prima però, ed esattamente il 19 giugno, tutto il team MP Racing si presenterà ad appassionati di motori e tifosi, ma non solo, al Wine Center di Caldaro. E non mancheranno queste splendide Ferrari, pronte a scaldare la serata con il rombo dei loro motori.